Siamo qui con Stefano, uno dei due ultimi eliminati di Masterchef, e l'altro ragazzo è Michele, che è partito per il mondo. Salutiamo sempre Michele. Ciao Michele. Ciao. Abbiamo qui con noi anche Andrea Conti, un po' dal mondo social, qualche curiosità. Un po' tutti pazzi per il nostro ospite, siamo arrivati un sacco di domande. Tra l'altro il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto, perché non solo chiaramente per le foto dei piatti, ma anche perché è uno sportivo. Quindi comunque si mostra in tutta la sua bellezza, e allora hanno cominciato a mettere like. È il mix tra Sardegna e Veneto che ha fatto questa magia. Allora Stefano, prima di salutarti, io mi viene l'acquolina in bocca, quindi siamo quasi 10 alle 12. È ora di pranzo? È ora di pranzo, come ci consigli? Facciamo una spesa veloce, una ricettina da riprodurre a casa. Una cosa veloce: prendetevi una fregola sarda dimensione media, soffritto, aglio tritato e ci tostate la fregola. La tirate come un risotto, sfumate con del vino bianco aromatico. A quel punto, in un'altra pentola aprite due cozze, che sono molto economiche, quindi studenti fuori sede potete permettervelo. Ok. E ricordatevi di tenere la loro acqua di governo. Okay. Tirate fuori le cozze quando sono poco cotte, devono rimanere belle sode. Sì. A quel punto la fregola ci metterà circa 13-14 minuti a risottare. A quel punto aggiungete l'acqua. La risottiamo poi con del brodo vegetale? Sì, 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 ho dell'acqua calda. Ah. Non è importante, perché il sapore sarà dato all'acqua e alle cozze. Ah, è una ricetta economica. Ok. A quel punto si aggiunge l'acqua delle cozze, dei pomodorini crudi, possibilmente dei ciliegini molto dolci, che vanno a contrastare un po' il sapido della cozza, e la vostra ricetta in 20 minuti è pronta. E saltiamo tutto, saltiamo con la fregola. Mantecatura leggera con olio ed è una meraviglia. Hai capito? Ma non possiamo qua fare un angolino cucina con due fornelletti? Qua. Cioè, io e Valeria sono 12 anni che facciamo un appuntamento quotidiano, appunto, con le ricette. Secondo te non ci abbiamo mai pensato? No, appunto. Sto insistendo sul tasto, insomma. Allora, in queste poche ore dalla tua eliminazione c'è stato qualche cambiamento nella tua vita? No, nel senso che hai scoperto di avere degli amici in più. Sono arrivate misteriose richieste di inviti a cena. Allora, qualche proposta di matrimonio. Addirittura. Vediamo, potrei anche accettare adesso. Ti rendi disponibile, valuti. Beh, diciamo che le ragazze a questo punto le prendi per la gola. Poi? No, io faccio da mangiare. Tu cucini? Io cucino. E niente, i complimenti che mi hanno scritto mi riempiono di gioia, perché dall'inizio del programma non sono mai stato preso di mira, nessuno mi ha mai insultato, ho sempre ricevuto feedback positivi. Allora, Stefano, grazie per essere stato qui con noi. In 5 secondi farai l'ingegnere o lo chef? Niente. Grazie Stefano, buona vita. Grazie. Ciao.